Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come va? Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Speriamo che non ci siano i bot anche oggi. Ok, una cazzata a parte, aspetta, giro un po' di qua, perfetto. Allora ragazzi, se state pranzando, buon appetito, studiate tutti i giorni, mi raccomando, sono storto, ok? Studiate tutti i giorni, mi raccomando, se no vostra madre vi picchia, vostro padre vi inchiappetta. Per dire, goliardia, goliardia. Oggi è tutto goliardico, ragazzi. Allora, datemi un momento che carico la storia. Una storia molto importante, ragazzi. In teoria oggi non c'avevo voglia di fare una live perché ero un po' stanchino, perché stamattina sono andato a fare una cosa che adesso vi racconto. Però aspettate. Ragazzuoli, siamo in live su Twitch. Vi devo dare un annuncio importantissimo per i Game Awards. Ok. Sì, si sente. Allora, in realtà sono pure pieno con lo stomaco. Perché ho mangiato come una belva. E c'ho anche sonno. C'ho molto sonno io. Ah, Twitch non mi ha bannato. Grazie. Perché io ho provveduto a cancellare tutti i bot che mi sono stati mandati. Grazie, Twitch. Grazie. E niente, ragazzuoli. Fatemi caricare la storia. Mi prude la mano, non so perché. Ah, devo sentire l'audio. Che pirla che sono. Oggi niente musica di sottofondo, perché alcuni si sono lamentati. L'altra volta perché o la mettevo ad alta voce. Ok, a posto, si sente l'audio, si sente tutto, non vi preoccupate. Se no, se volete, la metto la musica di sottofondo, eh. Non c'è particolarmente, però devo andare su modifica. No. No, devo fare per forza qua. Allora, se aspettate, metto musica di sottofondo sempre GTA 5. Allora. Questo va sotto qua, dappertutto. Poi questo se va così, piccolo. E mettiamo GTA. Eccolo qua. Da capo. Alziamo un po'. Perfetto. Sentiamo com'è l'audio di sottofondo mentre io parlo sopra. Le cuffie un po' più distanti dal microfono, grazie. Perfetto, ragazzuoli. No, che fai? Ok, tanto ce l'ho pure io l'audio di sottofondo con le cuffiette. Forse abbassiamo un po', tipo così. Così, sì. Ok. Avviciniamo il microfono perché tanto non dobbiamo fare nessuna reaction. Mettiamoci. Comodi, con rumore assordante della sedia. Fumiamo. Nel chilling. Siamo nel chilling. Bellissimo, bellissimo. Allora, signori. Vi do prima questa notizia bella. Perché, allora, ieri ragazzi, sono andato un po' a fare compere. Perché me ne sono un po' approfittato del Black Friday. Non ho comprato videogiochi, non ho comprato nulla di particolare. L'unica cosa che ho comprato è l'un... vabbè.
videoludicamente ho fatto una ricarica da 20 euro per aumentare di 2 mesi l'EA Play, l'abbonamento, e poi l'altri ho fatto l'abbonamento del crew di Fortnite, così prendevo 1000 V-Bucks, il pass battaglia, una skin e basta. Almeno c'ho tutto garantito anche per il prossimo mese che uscirà la prossima stagione di Fortnite, con il pass già preso. Quindi invece di spendere 8 euro per i soliti 1000 V-Bucks, mi sono fatto tutto il pacchetto. E poi ieri mi sono comprato dei vestiti, ho speso, raga, Piazza Italia, 80 euro di maglioncino, quello là che c'ha i gomiti, quello là è l'appoggio a gomiti, copri gomiti, come si chiamano, blu con i cosi marroni. Poi pantalone non elegante, ma diciamo un po' bello, nero, e le scarpe quelle eleganti che a me mi piacevano un sacco, tipo quello là da cameriere, però so fighe, fidatevi, so fighe. Le scarpe le ho pagate 35, i pantaloni 25 e la maglietta 17, quindi 77 euro in teoria, su per giù. E niente, mi sono fatto dei vestiti. E poi ieri mi sono fatto, che a me, raga, lo sapete, a me mi piacciono le agende, infatti questa è del 2024. E poi ieri ho fatto una cosa particolare. Ieri sono andato in una sottospecie di biblioteca in cui, se tu donavi una somma per i bambini poveri in Africa, loro ti regalavano delle cose. E io ho donato 10 euro perché l'ho donati. E mi hanno dato un segnalibro che è proprio per i libri. E mi hanno dato questa, una penna. Voi non potete vedere mai dalla. Ecco, si vede un pochino. Questa è una lettera L. E sopra pelle c'è scritto Lorenzo. Volevo blu, però c'avevano solo marrone ed è figa come penna, eh? Sembra quella dei ricchi. Guardate che bella. Carina, no? Carina come penna. E visto che c'ha questo coso dietro, no? Che in teoria se tu slacci, vedi, slacci e poi rimetti dentro. Dove lo potevo appendere? In teoria prima le penne si usavano per mettere le cinture. Quindi qua ci va inserita dentro questo buco, ci va inserita la cintura e tu la metti. È figa con l'idea. E niente, ieri sono andato a fare queste spese. Allaggato un po', vero? Non so se è allaggato. Allaggato? No. Vabbè. E niente, ieri ho fatto queste spese. Poi, stamattina sono andato in un hotel che non farò nomi per via della privacy. Ho prenotato una stanza dal valore di 45 euro per una notte. Ora, per chi indovina, indovina, ok? In poche parole, ho prenotato una stanza per il 7 dicembre notte. Quindi per una notte tra il 7 e l'8 dicembre. 45 euro. Però è un hotel di prestigio, eh. A Civitavecchia è un bel hotel. Perché ho prenotato un hotel come uno stronzo? Ora vi spiego. Allora, visto che. Scusate. Ok, chiedo scusa. Visto che l'8 dicembre ci stanno i Game Awards e partono dall'una di notte, più o meno, l'una e un quarto, l'una e mezza, fino alle 5 del mattino, io non posso stare qui dentro casa a fare una live. Che mio padre che dorme, mio fratello che dorme, deve lavorare e che si sveglia alle 4 del mattino, cioè non è proprio il massimo, ecco. E quindi ho deciso di prendere proprio posto in questo hotel, una camera, perché almeno sto da solo. Io lavorerò in pace, sempre con moderazione, parlando piano. Infatti, adesso voi vedete questo muro, ma quando andrò in live ai Game Awards non vedrete più un muro, vedrete tipo il letto, tipo sta così. La stanza ancora non l'ho vista. In poche parole è compresa solo la colazione. La cena no, mi pare, non lo so. Stamattina ho preso pure appuntamento, l'ho prenotato a nome mio e ci vado solo io. Quindi, top del top.
E almeno ci prepariamo per i Game Awards. Bene, bene. Scusate, sto vedendo la storia, eh? Un attimo. Che poi non riesco a respirare perché, raga, sono veramente stanco. Io ho voglia di andare a dormire, però ho detto che non faccio la live del domenica. Sono veramente stanco. Però visto che oggi si parla di un argomento corto, non pressoché intero, forse una partitina, ma forse a Dead by Daylight, forse. Ho detto forse. Sì, ho detto la storia dei videogiochi, non li porto più, però... Non ho detto che non li porto più mai. Qualche volta, se capita. Quanto sono incoerente, eh? Sì. Ancora. Però ho detto, videogiochi non più. Mai. Dai, Dead by Daylight può essere considerato un videogioco? No, è un gioco online dove puoi sclerare, bestemmiare, tante altre cose. Mamma mia. Oh, mi se viene un infarto in live, raga, muoio. Muoio. Allora, perché siamo in live oggi? Come potete vedere benissimo dal titolo. L'altro ieri, verso l'una... No, ieri, l'una e mezza di notte, è uscito un trailer. Un trailer di The Last of Us. The Last of Us Parte 2 Remastered. Ora, serviva... No, non serviva. Ma attenzione, a quanto pare il costa 80 euro il gioco, che tu dici col cazzo proprio per la versione PlayStation 5. Però, per chi aveva la versione PlayStation 4, sia disco che digitale, lo paga solo 10 euro. Quindi è il top. Cioè io, sinceramente, se pagavo di nuovo 80 euro per un gioco che fa solo la remastered, col cazzo proprio... Invece no, paghi solo 10 euro per l'upgrade PlayStation 5. E dici, ok, boh. 10 euro sono buoni. Ma questa non è la novità principale. La novità principale è che hanno aggiunto nuovi costumi. Infatti dai trailer si possono vedere che Ellie ha un costume tipo spazio, astronauta spaziale. E invece Abby aveva un costume tipo post-apocalittico, tipo steso così. Fighi. Poi ci sono i livelli che non hanno messo dentro al gioco, quindi una sottospecie di diretto scat dei livelli commentati dai registi. Poi c'è una modalità roguelike che in poche parole puoi giocare con altri personaggi che non erano giocabili, tipo che ne so, per farti capire... Ecco, per esempio, se Ellie e Dina, no? Avrei presente l'inizio, tipo inizio gioco, no? Che in poche parole dovevano partire per Seattle, ok? E Ellie viene catturata. Ecco, noi in quella parte invece di vedere Ellie catturata, siamo noi Dina che va a liberare Ellie. Per dire, no? Ed è molto figa questa cosa, molto figa. Poi aggiungono altre robe. E poi c'è una modalità speedrun. E aspetta. Perché può darsi che l'hanno detto, l'hanno no, capito? Raga, l'autunno mi sta uccidendo. Ah, ok. Allora, ora vi dico cosa hanno aggiunto. Ok. Ecco, ok. Allora. The Last of Us Parte 2 Remastered è progettato per consentirti di approfondire sia il suo sviluppo che le sue meccaniche. La principale tra queste è una nuovissima modalità chiamata No Return, una modalità di sopravvivenza roguelike progettata per consentire ai giocatori di dimostrare il proprio coraggio in incontri casuali e sperimentare il combattimento di The Last of Us Parte 2 in una nuova esperienza. La modalità include una serie di personaggi giocabili, tra cui scegliere alcuni giocabili per la prima volta nel franchise di The Last of Us, che potreste aver notato nel trailer. Infatti, nel trailer si vede che Levi può essere, ognuno dei quali ha le proprie caratteristiche per adattarsi ai diversi stili di gioco. I giocatori tracceranno i propri percorsi in ogni corsa,
Ok? Scegliendo tra vari incontri furtivi e di combattimenti che ti metteranno contro una serie di nemici, con colpi di scena unici che possono aggiungere nuovi fattori inaspettati e ogni dato incontro. Se per esempio mi fa giocare tipo come coso, Isaac, tipo Isaac di WLF, bellissimo. Ogni corso offrirà una nuova possibilità di decidere quali ricompense. Sblocca più personaggi, skin e man mano che avanzi, utilizzare la modalità, personalizzare le tue corse, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, ok. Hanno poi messo la modalità che si chiama Free Play Guitar, ovvero in poche parole c'è solo Joel che suona la chitarra. Cioè tu puoi suonare la chitarra normale. Va bene, ci sta, ci sta. Poi hanno aumentato la grafica in 4K nativo. Parlato con vibrazioni, eccetera. La modalità speedrun, ok. Skin bonus, Ellie e Abby, anche per le armi. Ok. Io spero che mettano la maglia di God of War Ragnarok come remake del primo, eh. I preordini saranno disponibili a partire dal 5 dicembre. Ok. Ma i preordini. Ecco, sentite. E buone notizie per i possessori di The Last of Us Parte 2 su PlayStation 4. Potrai passare la versione digitale per 10 USD, che sono 10 dollari, 10 euro, al momento del lancio. Potrai anche portare i tuoi salvataggi da gioco. Ok. Connessione internet, eccetera. Ok, a posto. Grafica aumentata. Niente di che. Ok, che poi si sono lamentati tutti della grafica, tutti si sono lamentati della grafica perché hanno aumentato leggermente, ma leggermente qualche dettaglio di luce giù di lì. Oh minchia, mi stanno ammazzando. Scusate, gocciolo, lo so. Scusate, ragazzi, vi devo dire la verità, sono un po' stordito, ma. Ma perché sono veramente stanco, non ce la faccio. Capite? Ora capite perché sono stanco? Io sono veramente stanco, raga. Mamma mia. Niente. Attenderemo il 5 dicembre a braccia aperte per i preordini. Sicuramente a me mi fa pagare 10 euro, ma io li pagherò volentieri. Tanto, raga, 10 euro per dei contenuti aggiuntivi è più che buono. Mamma mia, mal di testa. Non mandi capire, raga, che poi non potete avere idea. Ok, facciamo una partita. Ah, cosa? Dead by Daylight? Ce la vogliamo fare? Mamma mia. No, ma sto, ragazzi, sto veramente distrutto. Io non ce la faccio più. Mamma mia.
Signore, sono stanco proprio. Mi sa che mi faccio una partita e poi stacco. Faccio mezz'ora di live, ma giusto per dirvi queste notizie. Mamma mia, voglio dormire, voglio solo dormire dopo. Cioè, Stranger Things. Cambiamo due assenze. Come va sta cosa? Che è successo? Ah, grazie. Ah, grazie. Bella questa, ok. Fa facciamo kill, va, facciamo Michael Myers. Come on. Hello. Dai, ma per caso, dico per caso, hanno aggiunto un nuovo killer? Che manca qui? No, vediamo un po' di roba qua. Eccolo. Trovato, a posto. Dai, su, non ci voglio andare a dormire, Dio.
Ma sbaglio è diventato più lento. A posto. Vai, partita. Quanto ci scommettete che vedo i killer? No, scusate, i sopravvissuti che hanno tre torce. Ma tanto io ho qualcosa che posso uccidere. Sì. In caso di o un momento mori che mi salva o questo, che se arrivo a malvagità innata 3 uccido. L'uccisione di un sopravvissuto drena il potere di malvagità innata. Sti cazzi proprio. Vai. Li uccidiamo tutti. Torcia, torcia. Eccolo, vedi. Allora, ce l'ho proprio con me il gioco. Dai, metti, dai, metti! Oh, ti sbrighi! Madonna. Vediamo se ci hanno pure la... adesso la voglia di mandarmi i bot, eh. Tanto si... Madonna, ieri, l'altro ieri quando è stata la giornata. Ah, è vero. Oggi è domenica, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. La stanchezza, talmente che sto stanco, manco mi sono reso conto che oggi era domenica. Pensavo che oggi era tipo giovedì. Mamma mia. Tipo, la mia cabeça ne è merda proprio. Dai, Madonna, muovetevi, Dio, dai, che voglio andare a dormire. Stavo imprecando. Dai, fammi trovare questi. Stanno già lì, guarda. Ma li ho beccati subito. Li ho beccati. Non qui. Allora stanno laggiù. Ah, peccati. Oggi beccato. Eccola.
Ah, sei tra... Sei stronza, eh? Sei stronza, eh? Eh no, devo far fuori quello lago. Devo far fuori quella, l'ha ucciso proprio. Appena arrivo a Magita Innata 3. Ok, già il 2 e siamo a posto. Dove? No, appena uccido quello là con la doccia, ho vinto il gioco. Vedere quell'altra. Cioè, non viene neanche a pettà, ma non ci riescono. Finché continuo così, allora faccio punti a profusione. Però... Nonna Sara. Madonna Sara. Madonna Santa, volevo dire. Sbagliato. Però non voglio te. Voglio lei. Porco Dio. Ti prego. Guarda te. Puttana. Guarda te, che troia. Guarda quell'altra. Ammazza. Oddio! Che mi succhiasse il cazzo! Dove cazzo sono nati? Dai, ma guardate che roba, dai, raga! Ma come cazzo si fa? Non mi proprio un cazzo nella vita.
Porco di... Guardate, guardate... No, devo uccidere uno. Cazzo, vai! È prima, vai, succhiamolo. Raccogli. Oh, mi ha rotto il cazzo, cinese di merda! C'è il gioco, eh. Brava. Cinese di merda quell'altra, puttana. C'è la botola, sta pure qua vicino. Quanti livelli? Guarda, guarda che roba. Fengmin, vai. Antisportivo. Antisportivo. Giusto così. Ma raga, non mi dite niente. Non mi dite proprio niente, ma non ce la faccio proprio. Sono stanchissimo. Sono veramente stanco, non ce la faccio. Ragazzi, grazie mille per aver visto questa live, ci rivediamo quando capita. Ciao, buonanotte a tutti. Che il Dio vi accompagni.